Oggi parliamo di un disturbo che interessa l'80% della popolazione ed è l'acne. Chi è che non c'è passato d'altronde? L'acne è un disturbo della pelle caratterizzato dall'infiamazione delle unità pilosebacee, che si traduce nella comparsa in vari punti del corpo, soprattutto sul viso, ma anche sul dorso, sulle braccia, sulle gambe, sulla schiena, eccetera, di una diversa tipologia di lesioni, come per esempio comedoni, punti neri o vere e proprie pustole, brufoli. Le forme più importanti, se non trattate, possono portare ad un'evoluzione con delle cicatrici e anche delle macchie scure sulla pelle. Sui sintomi dell'acne sorvolo, perché li conosciamo tutti, tra cui anche il fastidioso prurito proprio nella sede dove si verifica il brufolo, e possiamo dividerla a grandi linee tra acne lieve, moderata e grave, giovanile oppure senile, perché non è detto che soltanto i giovani d'oggi siano ricoperti di brufoli, ma purtroppo l'acne può insorgere anche in età tardiva. E io lo so che voi vi state chiedendo: ma quali sono le cause di quest'acne? Ovviamente possono essere molteplici. Tra le prime, un'alterazione della cheratinizzazione, ossia dello strato più superficiale cutaneo, infiammazione, cambiamento dell'assetto della produzione di sebo, e ovviamente una delle cause che la fa da padroni è proprio l'alterazione ormonale. Infatti, gli ormoni possono stimolare in maniera esorbitante le ghiandole sebacee, che producendo più sebo ovviamente andranno ad otturare i pori e quindi a creare la formazione di acne. Questo avviene maggiormente nell'adolescenza, dove le ghiandole sebacee si ingrandiscono proprio stimolate dagli ormoni della pubertà, ma anche in alcuni periodi femminili oppure addirittura in menopausa. Un'altra causa potrebbe essere il cutis bacterium, che si trova normalmente sulla superficie della pelle in alcune persone in maggior quantità, e l'eccessiva produzione di sebo può portare all'inoculazione del batterio e quindi poi alla formazione di pus, che provocherà il cosiddetto brufolo che tutti conosciamo. Tra gli altri fattori predisponenti di acne sono soprattutto i fattori legati allo stress, ubiquitari, sempre presenti, insieme ai fattori genetici: fumo, alcol, inquinamento ambientale che tappa proprio tutti i pori della nostra pelle, scarsa igiene, perché sì, la dobbiamo nominare, soprattutto la fastidiosa tendenza a schiacciare il brufolino, e c'è chi l'ha fatto e chi mente, e che ovviamente è una pratica che non si dovrebbe fare assolutamente, perché altrimenti spargiamo il pus e andiamo a irritare ancora di più la zona interessata. Ora, nella maggior parte dei casi l'acne va curata da un medico, bisogna rivolgersi, mi raccomando, ad un medico specialista che sappia consigliarvi la terapia giusta per voi, quindi no al fai da te, no ai guru, mi raccomando. In passato l'acne era curata prevalentemente da antibiotici, adesso un po' meno per via dell'antibiotico resistenza, ma ovviamente il vostro dermatologo, il vostro specialista potrà consigliarvi dei peeling, delle creme, dei detergenti antimicrobici, matificanti, sebo regolatori, adatti proprio al vostro problema. Una terapia molto efficace nei confronti dell'acne, che deve essere sempre prescritta dal medico, ormai lo sappiamo, è un derivato della vitamina A che si chiama isotretinoina, che è veramente molto efficace, ma ha diverse controindicazioni. Se poi invece l'acne è causata da alterazioni ormonali, magari dell'ovaio policistico, endometriosi, sarà il vostro ginecologo, il vostro medico, a prescrivervi, a suggerirvi una cura ormonale. Quindi, oltre ai trattamenti cosmetici, agli integratori, eventualmente alcuni medici suggeriscono poi di associare anche il laser per prevenire o comunque curare le cicatrici che ormai si sono formate. Dalla vostra farmamica è tutto, scrivetemi se avete sofferto anche voi di acne e come avete risolto, e ci vediamo la prossima settimana.